Allora Carlo, intanto buonasera. Punto importante quanto? Ma penso molto importante, anche perché sapevamo che era una squadra forte, che era una partita molto tosta. Penso che l'abbiamo interpretata nel migliore dei modi. Qualche volta abbiamo sofferto, qualche volta potevamo fare gol, però penso che abbiamo combattuto fino all'ultimo per vincerla e alla fine ci prendiamo il punto, perché il campo questo ha detto. Ecco, tu eri fuori nel secondo tempo, però eri lì in panchina, quindi immagino che tu abbia visto quelle due azioni. Una non è riuscito il fuorigioco, dove Pellizzari è stato bravo lì. Che cosa è successo? Ma sinceramente non lo so, la dovrei rivedere, anche perché ancora non l'abbiamo vista e analizzata. Però penso che abbia fatto due grandi parate Alessandro e sono contento per lui, e diciamo che un po' va bene così, diciamo. Fattore casalingo da sfruttare ora: Milan, futuro, e Pineto. Due partite per allungare a più 6 in classifica, sei d'accordo? Sì, sappiamo che pensiamo prima alla partita di giovedì, che sappiamo che è fondamentale, anche perché giochiamo solo noi, giochiamo con una squadra forte, perché è una squadra con giovani molto importanti, e sarà una partita fondamentale per noi come tutte le altre. È una partita che vale 3 punti, l'unico aspetto è che giochiamo solo noi. E quindi è parola d'ordine quella di fare bene per ristabilire certe distanze in classifica. Sì, sì, ma noi tutte le partite giochiamo per vincerle. Penso che anche questo pomeriggio, fino alla fine, comunque abbiamo cercato di vincerla. Quindi, come abbiamo fatto oggi e nelle altre partite, lo cercheremo a tutti i costi di vincere anche giovedì.